Ugo Vetter, un po' come un fulmine a ciel sereno, arriva la sua candidatura alla Regione Calabria. Sarà al fianco di Oliverio. Sì, ma io non credo un fulmine a ciel sereno. Io naturalmente sono una persona che merita, fa attenzione e poi decide sul da fare. Io credo che il nostro territorio in questo momento può avere la possibilità, ha bisogno di un rappresentante super partes. E io credo di aver dimostrato negli anni in cui sono stato un amministratore di un comune importante come Sant'Oria del Cedro, di essere stato, per come si dice, un decente amministratore. Siccome io ho sempre pensato che una persona per chiedere il consenso deve aver dimostrato di aver fatto bene il lavoro per cui si propone alla comunità, io credo di essere una persona legittimata a poter avanzare una candidatura che non è stata naturalmente avanzata da me, ma è stata richiesta non solo dal governatore, ma da tanti amici che sono presenti nella provincia di Cosenza, perché hanno visto nell'agire amministrativo, non mio, tengo a sottolineare, ma di una comunità, quindi di un'azione amministrativa che parte da 10 anni e mezzo, un modo di fare politica che poi ha dato, credo, non solo su Sant'Andrea del Cedro, degli ottimi risultati. Oliverio è stato osteggiato, lo è ancora, si presenterà molto probabilmente con una sua lista, non come governatore. Che cosa se ne vuole fare di questo centro-sinistra e come la pensa lei su questo centro-sinistra? Guardi, io nella mia vita sono stato sempre un uomo coerente. Io sono un uomo di sinistra, ho sempre apprezzato il governatore, lo continuo a apprezzare. Naturalmente solo chi non amministra non fa errori, e io penso che non si dà una giusta valutazione dell'operato di Oliverio, che poi non capisco perché di Oliverio, perché vorrei capire tutti gli altri che oggi si candidano con altra parte della sinistra, se non erro, erano loro consiglieri, loro assessori, ma perché secondo me non si ha una giusta, non si ha una corretta valutazione dei fatti. Sicuramente ci sono state tante problematiche, ma se facciamo riferimento a quello che sono stati i vantaggi che hanno avuto gli enti, nel senso vantaggi di natura di risorse economiche, credo che non ci sia mai stata una regione che abbia dato tanti soldi ai comuni per poter realizzare opere e servizi. E io naturalmente parlo da sito, come naturalmente sono a conoscenza naturalmente dei problemi che sono quelli relativi alla viabilità, quelli relativi alla sanità e tante altre cose, ma non credo, mi permetto di dire, ma lo dico con molta semplicità, avremo modo di farlo più avanti, non credo che quello che si propone sia nel centro-sinistra che soprattutto nel centro-destra sia il meglio, sia meglio di Mario Rivera. Insomma, con tutto il rispetto, sentiamo di candidati al governatore nel centro-destra che hanno avuto ruoli apicali, finanche governativi dal 1992, rappresentano la Calabria e non mi sembra che abbiano fatto così bene sia a Roma che altrove. Quindi da me è anche una candidatura da sostegno del governatore, che mi lega una grande amicizia, ma soprattutto io mi candido per rappresentare un territorio e credo naturalmente, senza essere presuntuoso, credo che il lavoro che ho svolto sia un lavoro tale che la gente e gli elettori sanno quello che noi abbiamo fatto, ma sanno soprattutto che io sono una persona che ha dimostrato di aver già lavorato e bene per una comunità. Poi ci saranno sicuramente degli altri candidati Ecco, più bravi di me e vedremo, insomma, ci confronteremo, insomma. Però credo che chi si candida, guardi, dottor Cian, bisogna partire da un presupposto. Chi si candida innanzitutto dovrebbe spiegare quello che ha fatto nelle proprie comunità.
se è un sindaco mi deve dire quello che ha fatto nelle sue comunità, mi deve dire se ha i bilanci regolari, se non ha anticipazione di casse, se non ha debiti coglienti, altrimenti fare i sindaci o presentarsi alla regione come la novità sotto mentite spoglie, una volta si vota il centrodestra, una volta il centrosinistra, poi si diventa della Lega e via di accetto. Io credo che bisogna avere un pochino di, tra virgolette, di coerenza, ma quando si chiede il voto bisogna presentarsi a un elettorato e bisogna dire quello che eventualmente si è fatto. Io credo che chi si candida come me, chi si candida da sindaco, deve essere valutato dagli elettori se è stato o meno un bravo sindaco, punto. Io chiederò con forza in questa campagna elettorale ai cittadini del territorio della provincia di Cosenza di valutare se io sono stato o meno un bravo amministratore in 10 anni e mezzo. Io credo che questa è la politica. Se poi la Calabria ritornerà o tornerà al discorso del voto dell'amico, del sottamico e via del genere, quello non è un modo che mi appartiene. Se non sarò premiato, secondo me sarà non sarà una sconfitta per me, ma sarà una sconfitta di un modo di fare politica che a me non appartiene, anche perché chi mi conosce, poi chiudo, sa bene che io anche quando mi sono candidato da sindaco due volte o da consigliere comunale non ho mai varcato la casa di un cittadino, ma non perché il cittadino non è meritevole dell'ingresso nella loro casa, ma credo che il cittadino ha l'intelligenza per comprendere se una persona che si candida è meritevole del voto libero, non del voto condizionato. Il voto condizionato c'è portato dall'amico, dall'amico e via del genere, senza che accontenti della realtà. La sua è anche una candidatura, da quello che abbiamo capito, anche di protesta verso certi poteri forti, oscuri. Ma certo, è dubbio, anche quello che è successo oggi, credo che sia l'ennesima dimostrazione che la Calabria ha bisogno di persone libere, persone che devono fare devono presentarsi a rappresentare una comunità ed essere libero, devono scendere a compromessi con nessuno. Io ho detto stamattina, per comunicare la mia candidatura, ho detto che non prometto niente, come non ho mai promesso niente, non posso promettere soltanto il mio impegno e la mia dedizione e la mia onestà, quello in più. Credo che la politica si fa, con amministrare un paese si fa come si può, si fanno tanti errori come sicuramente anche io ho fatto. Io invito soltanto i cittadini della provincia di Cosenza, di Calabrese, invito i cittadini delle comunità a noi vicine, che tanto hanno sofferto in questo ultimo periodo per tante situazioni, di valutare indipendentemente da dove una persona si candida, se sia centrodestra, sia centrosinistra, sia la lista X, la lista Y, la lista presidente, se la persona che si candida è una persona onesta, è una persona corretta, si è dimostrato di saper votare bene. Io quando sento che qualcuno mi dice che io non voto, non posso votare perché a me non mi è stato dato nulla, invece mi cavano le braccia, perché la politica non si fa per avere qualcosa, ma si fa per dare qualcosa alle comunità, ai territori. Il mio impegno è questo, la speranza che, e sono certo, senza essere presunto, sono certo che su di me convergeranno tante persone, indipendentemente dal colore politico, anche perché in questi anni comunque sono stato sempre apprezzato, e non parlo di me, parlo di un modo di amministrare. È la verità anche quello che è stato scritto stamattina, che anche nei comuni limitrofi, non solo, più volte è stato chiesto l'eventuale volontà di candidarsi, anche cimentarsi in realtà più grandi e via di genere. Quindi io sono sereno, tranquillo, ma farò una campagna elettorale con serenità, come ho sempre fatto, perché ho consapevolezza che la gente è molto più matura ed è molto più libera di quello che si vuol fare
far apparire. L'unico invito che faccio ai cittadini è di andare a votare con il cuore, di andare a votare con intelligenza e di andare a votare le persone che hanno dato prova di impegnarsi per le comunità, per i territori, nelle professioni e tanto altro.